Buongiorno a tutti cari amici lontani e vicini e benvenuti nel terzo episodio della seconda stagione della serie Eoli e la parola ai turisti. Oggi la sigla è di Diana Zino, Abito Bianco. In questa serie targata a notiziario delle Isole Eolie Online, io, Francesca Bertè e Federico Lo Schiavo andremo in giro per Lipari per sapere cosa ne pensano i turisti delle Isole Eolie e in particolare di Lipari. Avete un po' paura del Covid-19 o siete tranquilli perché qui nelle isole non ci sono stati casi? La paura sì, un po' c'è, però abbiamo visto che non ci sono stati casi sull'isola, quindi... Certo, mantenendo le precauzioni, insomma, mascherine, igienizzante, sempre comunque lavarsi le mani, quindi dobbiamo comunque stare attenti, quello sicuramente. Però ci sentiamo comunque sicuri, visto... Sicuramente. Esatto. La sicurezza qua sembra esserci. Esatto. Come e quando avete avuto l'idea di visitare le Isole Eolie? Niente, c'erano stati i miei genitori, mi hanno consigliato questa isola. Noi siamo pure siciliani e volevamo visitare un po' la zona. E niente, c'è da dire che è un bel paese. Le isole sono tutte meravigliose. La gente, perché comunque siamo siciliani, siamo tutti cordiali. Certo. E basta, per me non c'è nulla da cambiare. Tre cose che le sono piaciute di più dell'isola e tre cose che invece non le sono piaciute. Beh, le cose belle dell'isola sono il mare, la gente, l'accoglienza, come siete organizzati con le escursioni, insomma, non il cibo, mangiate benissimo, avete veramente tanta accoglienza come persone, come potere umano, ecco, come gente. E le altre cose non sono piaciute, sono discorso che c'è mancanza un po' di servizi per il turismo, tipo, non so, il bagno dove arrivano le escursioni, un po' di trascuratezza magari nel tenere l'ambiente, le case, i posti. E non saprei neanche io altro cosa dire, diciamo che sono queste le cose che mi hanno un po' colpito. Per il resto tutto ok. Grazie. Ritorniamo tra pochissimo con le interviste. Adesso pubblicità. Cosa cambieresti delle Isole Eolie? Guardi, io, se devo essere sincero, cambierei poco. Mi sono piaciute tantissimo. Forse cambierei, anzi aggiungerei magari un po' di bagni pubblici, oppure vicino ai monumenti delle spiegazioni in altre lingue, anche magari per i turisti che vengono dall'estero. Se no, mi è piaciuto quasi tutto. Gente molto molto ospitevole, molto molto brava. Cosa le piacerebbe fare alle Isole Eolie? La prima volta che vengo la vorrei visitare tutta. Molto affascinante, bellissima. Con quali mezzi avete deciso di visitare Lipari o le Isole Eolie? A piedi, perché abbiamo la possibilità di guardare i paesaggi, sentire gli odori, i profumi della zona e ci piace così camminare. Purtroppo oggi il nostro episodio si conclude qui, speriamo vi sia piaciuto e ringrazio Federico Lo Schiavo e Francesca Bertè. Noi vi mandiamo un grosso bacio dal sole sempre libero delle Eolie. Arrivederci.